Signori, di che cazzo stiamo parlando? È un film che avevo visto a un piccolo festival, tra l'altro in originale, un paio di mesi fa nel Cinema d'Essai di Lecce, perché era stato presentato lì. Inizialmente un film, partiamo dal fatto che è da Wok Chatong, non ricordo benissimo il nome, è un regista con un nome abbastanza discutibile e soprattutto è un regista che ha fatto un lungometraggio e due documentari, cortometraggi, misto tra corti e documentari che recupererò prossimamente. E allora già l'avevo visto e tra l'altro per chi avesse seguito i Nick Awards di settimana scorsa, che era una mia cerimonia di premiazione, comunque era tra i migliori film del 2021 per me. È un film che è stato presentato in anteprima al Festival di Venezia, soprattutto. Infatti molti miei colleghi o comunque molte persone che conosco tramite vari gruppi Telegram mi avevano visto direttamente lì a Venezia. Io non ho avuto questo piacere, però per fortuna nel mio cinema hanno organizzato questo evento, un po' come avevano fatto con Climax, come stanno facendo con Crimes of the Future, almeno ancora non da me. Ma oggi è uscito ufficialmente nelle sale, per quanto in realtà non ufficialmente, visto che le sale saranno tre in cui è uscito, però io mi sentivo di dover parlare di questo film sul canale in qualche modo e finalmente ne posso parlare. Vi faccio scoprire Memoria, che per me è un film maestoso. Ma perché è maestoso? Prima di tutto è un film abbastanza low budget con Tilda Swinton come protagonista. Tilda Swinton praticamente sta in qualunque film di un regista scandinavo, polacco, norvegese, tedesco, ungherese, qualunque film, la trovi ovunque. E praticamente parla, senza fare troppi spoiler, perché la trama non ve la voglio rivelare, questa donna che si documenta su uno strano rumore che sembra solo lei riuscire a percepire. Prima di tutto, che dire, sono i sonori di questo film è una cosa leggendaria. Mi ha ricordato molto Sound of Metal, l'uso che ne fa, anche se qui è ancora più intenso. Scusate magari l'ignoranza nel sbagliare su qualcosa, però comunque non è un regista che conosco a fondo, non è un regista che ho approfondito, lo approfondirò sicuramente, magari parleremo anche di sui altri film, magari in una live, e sarebbe interessante fare una live spoiler su questo film. E appunto qui c'è una messa in scena prettamente tarkovskiana, ricorda tantissimo il cinema di Tarkovsky, proprio per i lunghi piani, alla fine molto spesso c'è la camera fissa che ti rimane per molto tempo, c'è gente in silenzio per un film che dura 2 ore e un quarto, ma sinceramente è volato, non c'è un qualcosa che mi ha fatto dire vabbè, qui è esagerato, proprio perché si prende il suo tempo e il tempo che si prende è ottimo, nel senso che non c'è nulla che ti faccia dire va bene, sì, accelera, accelera, è maestoso. E quando un film riesce a fare questa cosa è davvero magnifico. Ovviamente non sto qui a dirlo, non è un film per tutti, non è il film che tu vedi quando ti aspetti un action, non è il film con le tutine, diciamolo chiaramente. Qui abbiamo una Tilda Swinton fantastica che ha la scoperta di se stessa, la scoperta di mille verità in quello che è il presente, in bilico tra passato e futuro. È una storia che più va avanti con vari personaggi, si intreccia al suo passato e questo passato si intreccia al suo presente e a un papabile futuro. È una storia interessantissima, intrigantissima, perché il finale ti lascia davvero di stucco e tu non te l'aspetteresti. So che può molto stonare. E io dico che mi ha ricordato molto un altro film diretto da Jarmusch, molto recente, con Tilda Swinton. I morti non muoiono nel finale, mi ha ricordato quella roba. Ma qui, allora, senza fare spoiler, ne fa un uso onirico. È totalmente un film onirico. Sono stati tutti bravi, gli attori. In questo film sono tre per intenderci, cioè sono Tilda Swinton, l'amica di Tilda Swinton, cioè l'ambientazione è un film che si vede, sia stato fatto a basso budget, però ha una fotografia, una regia, un lato tecnico immenso, davvero davvero enorme e personalmente siamo di fronte a quasi un capolavoro. Io l'ho rivisto oggi in sala al Dessé, che lo fanno, io sono fortunato, cioè mi ritengo fortunatissimo perché ho visto che anche in grandi paesi non lo stanno facendo, molta gente si sta lamentando, però io ve lo dico, aspettate il DVD o qualcosa, questo non è un film da
tiratagio, perché se lo vedi in sala, se lo vedi in sala, ti dà davvero un'esperienza unica, un'esperienza sensazionale, passando dal sonoro, il sonoro molto intrigante, agli attori, a questi silenzi, è uno spettacolo teatrale, un film che ti ricorda molto, è molto teatrale come film, è un film che ti parla di identità, è un film che ti parla di scoperte, è un film che ti parla di viaggio, di immersione all'interno della mente della Swinton, in quello che si manifesta attraverso lei, attraverso il suo viaggio, attraverso la sua ricerca di questa costante, una costante che è imperfetta. Il suono, questa distorsione sonora è un'imperfezione e la Swinton cerca, anche grazie appunto a questa ricercatrice di suoni e successivamente al pescatore, a cercare di perfezionarlo. Io non sto qui a dirvi altro, anzi, ve lo dico, gustatevi quest'opera d'arte in sala, gustatevela comunque. È un regista a tenere d'occhio assolutamente, perché magari, e lo dico magari, tra 30 anni sarà riconosciuto come il nuovo Tarkovsky.